Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Qui vi vado a mostrare come realizzo il semipermanente con rinforzo sulle mie unghiette. Quindi ho già preparato tutte le unghie e poi vi rimando al video appunto in cui vi mostro come vado ad effettuare la preparazione e vado adesso ad applicare su tutte le unghie il sanitizer di La Femme, che è un liquido antibatterico che va applicato prima di tutti gli altri preparatori. Non è un passaggio obbligatorio, ma a me piace utilizzarlo. Quindi poi aspetto che evapori e vado ad applicare il nail prep. Questo qui è quello di Passione Unghie. Scusate, sono un po' raffreddata, quindi scusatemi per la voce. E quindi anche questo vado ad applicarlo su tutte le unghie e praticamente in pochissimi secondi evapora. Una volta finito con il nail prep e l'unghia è tornata opaca, vado ad applicare il primer non acido. Questo qui è il primer di Neonail e vado ad applicarlo solo sulla ricrescita. In questo caso io vado ad applicarlo più o meno su tutta l'unghia e scarico per bene il prodotto nella boccettina e anche un po' su un pad asciutto. Vado poi subito ad applicare la base extra, questa qui è sempre di Neonail. Dunque, per il semipermanente con il rinforzo io vado a stendere prima uno strato sottile a smalto su tutta l'unghia, che mi farà diciamo da strato di scivolamento. Lo stendo in modo molto sottile, copro tutta l'unghia e chiudo anche la punta. Poi vado a prelevare un po' più di prodotto e sempre con il pennellino appunto in dotazione qui con lo smalto vado a depositare più prodotto vicino alla zona delle cuticole e piano piano me lo lavoro su tutta l'unghia cercando appunto di lasciare il più prodotto appunto dove l'ho depositato all'inizio e poi me lo tiro leggermente a pelo su tutta l'unghia. In pratica, avendo io già prima il semipermanente con il rinforzo, è come se adesso stessi facendo un refill, però con il semipermanente. Controllo che sia a posto, diciamo, la piccola bombatura fatta. Capovolgo il dito per livellare meglio il tutto e quando sono soddisfatta vado a polimerizzare in lampada 60 secondi. Adesso procedo così su tutte le unghie, qui non ricordo se vi mostro tutte le dita, comunque un paio ve le mostro sicuro e praticamente procedo nello stesso modo su tutte andando a polimerizzare per qualche secondo ogni dito in modo da evitare che comunque il prodotto coli essendo non essendo molto denso, ecco. Thank you.
Ho finito anche le altre unghiette, quindi adesso prima di applicare il colore mi vado a spingere un po' indietro le cuticole e adesso vado ad applicare il colore. Io utilizzerò questo qui della di La Femme, l'H237, che fa parte della nuova collezione autunnale ed è un colore che a me piace tantissimo. È ad alta pigmentazione, quindi come potete notare comunque già con una sola passata è molto 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 coprente. Io però vado a effettuare sempre due passate, quindi faccio delle stesure molto sottili. Come state vedendo, appunto, procedo molto lentamente avvicinandomi abbastanza alla zona delle cuticole senza toccarle ovviamente. Procedo appunto stendendolo per bene su tutta l'unghia e anche in punta. E procedo anche sulle altre unghie. Qui vado a fare due unghie per volta in modo da non permettere al colore appunto di colare magari nella zona delle cuticole, anche se mi sono accorta che questo è abbastanza denso e non cola assolutamente. Quindi una volta finite queste due unghiette vado a polimerizzare 30 secondi e poi proseguo con le altre due sempre allo stesso modo. Anche qui, una volta terminate queste due unghiette, vado 30 secondi in lampada. Quindi adesso per applicare la seconda passata, siccome adesso ci avvicineremo molto di più alle cuticole e andremo anche ad applicare per bene il colore sotto, vado a respingere le cuticole. Quindi procedo stendendo un altro strato sottile di colore. Comunque avete potuto notare come anche con una sola passata il colore praticamente era fantastico. Comunque vado con la seconda passata sempre su queste due unghie. Se il colore sbava potete aiutarvi con il dietro di uno spingicuticole, con un bastoncino in legno d'arancio, con un pennellino in silicone, quindi mi raccomando, però prima di andare a polimerizzare in lampada pulite per bene. Quindi anche qui vado a farmi il secondo strato sottile per bene su tutta l'unghia e in seguito vado a prendere un pennellino dalla punta molto molto sottile
prelevo un po' di colore, leggero ma pochissimo, una goccina appena, e vado per bene a tirarmi con l'altro dito la pelle e vado con il pennellino a perfezionarmi appunto il giro cuticole, cercando di andare bene sotto e di non toccare mai la cuticola. Vedete, in questo modo il pennellino è super sottile, andate a sistemarvi per bene la zona delle cuticole. In questo modo darete un effetto di ricrescita allungata praticamente, cioè ci vuole di più appunto che si veda poi la ricrescita andando per bene sotto la cuticola. Quindi anche qui procedo sempre con due unghie alla volta. Se vi rendete conto che il colore tende a colare molto, vi suggerisco di fare un dito alla volta. In questo caso il colore è abbastanza denso, come vi ho detto prima, quindi riesco a fare tranquillamente le due unghiette insieme. Quindi anche qui vedete bene come vado ad avvicinarmi alla cuticola. Ecco qui, e vado a polimerizzare 30 secondi. Procedo esattamente allo stesso modo per le altre due unghiette. Okay, adesso che ho finito con l'applicazione del colore, vado ad applicare questo sigillante opaco, il Matte Top Coat di La Femme, che è un sigillante che mi sta piacendo tantissimo. Non rilascia lo strato di dispersione, quindi quando lo applicate non dovete poi andare a sgrassarlo una volta terminata la polimerizzazione. Allora, lo stendo in uno strato né troppo sottile né troppo abbondante, vado per bene su tutta l'unghia, mi raccomando, qui dovete essere molto precise perché per applicare il sigillante opaco appunto richiede un pochettino più di tempo, perché altrimenti poi se non lo andate ad applicare bene si vedranno le zone lucide. Quindi vado per bene su tutta l'unghia,
Io farò sempre due unghie per volta, se non erro. Quindi mi vedete qui che applico per bene su tutta l'unghia, sigillo bene la punta. E con il pennellino sottile di prima vado ad avvicinarmi per bene alle cuticole, alla zona delle cuticole, perché magari lì il pennello non arriva perfettamente e quindi rischiate che la zona vi rimanga lucida. In questo modo invece ve lo portate per bene anche in quella zona e avrete l'unghia opaca in tutto e per tutto, insomma. E poi vado a polimerizzare 60 secondi in lampada LED. Proseguo gli stessi identici passaggi anche sulle altre due unghiette, infatti qui ho velocizzato un pochettino perché comunque i passaggi sono sempre gli stessi. Quindi vado per bene su tutta l'unghia, la prima e la seconda, e poi con il pennellino sottile vado per bene vicino alla zona delle cuticole e infine polimerizzo 60 secondi in lampada. Questo è il risultato finale delle unghiette. Vi farò un video magari quando dovrò rifarle per farvi vedere anche come risulta il sigillante. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande potete scrivermi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!